Insomma, l'ANCE non riesce a vedere in positivo, non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel. In effetti, anche per il 2015 le previsioni non sono un granché. Dall'inizio della crisi, il settore delle costruzioni ha perso complessivamente il 32% degli investimenti, pari a circa 64 miliardi di euro, e la cifra sarebbe destinata a crescere, con contrazioni superiori ai 2 punti percentuali. Che Sai che forse nel futuro le vacanze le faremo su un aerogeneratore meraviglia, nell'oceano? che Io fatico a meraviglia. immaginare cos'è, però questo progetto Wind Picker del designer tedesco Goethe Schrader immagina un quartiere sostenibile alimentato dal vento che sfrutti gli aerogeneratori che compaiono nelle campagne o nel mare, che possono essere adattati ad ospitare la popolazione. A naso, io credo che in mare siano ancora meglio le barche. No, ma io credo che ci sia una tendenza in essere ed è quella di sognare comunque di rimanere sospesi nell'aria, anche per non vivere questo grigiore, no, che è la vita di oggi, le guerre, le rivoluzioni, l'ISIS, sospesi, no? Ce lo ricorda l'astronauta italiana con questi collegamenti su Facebook, quanto siamo belli visti dall'alto, un po' meno se ci guardiamo Quasi tutti da siamo più belli terra. visti da lontano, eh. Compie 5 anni di attività l'ecorifugio Noemont-Rosa-Hütte, un cristallo sfaccettato di alluminio e legno immerso nel cornice mozzafiato delle Alpi svizzere tra il Cervino e la punta Dufour, primo esempio nell'arco alpino di una gestione completamente sostenibile applicata a 360 gradi ad un edificio. L'ecorifugio può ospitare fino a 130 persone contemporaneamente. Parigi celebra il bicentenario della nascita di uno dei teorici dell'architettura dell'Ottocento con la mostra Viollet le Luc, Les visions d'un architecte. Si tratta della prima grande retrospettiva dedicata appunto a Eugène Viollet le Luc, autore tra l'altro del restauro di Notre-Dame. Allestita nelle sale della Cité de l'Architecture et du Patrimoine, la mostra è visitabile fino al prossimo 9 marzo. Intanto Michele De Lucchi ci parla di MADEXPO 2015, sentiamolo.